L'infiammazione ai genitali significa che abbiamo sbagliato. Grazie di aver detto un'ovvietà. Sembrerebbe, vero? Foreman vuole continuare la cura per le radiazioni. Perché le crisi si sono fermate, perché la febbre è passata, perché è migliorata. Pura fortuna. Non credo che a lei importi. Morirà con delle sofferenze notevolmente inferiori grazie a te che curi i sintomi invece della malattia. Ho chiamato Zitto. House. È ubriaco. E di chi è la colpa? Dammi un altro scotch. Non posso servirla. Perché sono nero? Non mi pare, quindi... Non posso. Non puoi farmi sbronzare e poi rompermi le scatole perché sono sbronzo. È come mollare uno e poi rompergli le scatole perché è arrabbiato. Non è corretto. Ora ti spiego perché la gente viene qui. Viene qui per bere, il che ci spinge a chiederci perché la gente beva. Per il nutrimento? No. Il gusto? No. Non fare il cretino. E forse per la compagnia di uomini intrepidi? Non credo. Per annegare la sofferenza? Sì. 7,5 gradi per offuscare la vita. Questo è il tuo business. Sei nel business del fregare il mondo. O anche la realtà fa schifo. La fantasia per un po' sembra che non faccia schifo. Dagli da bere a questo scemo, almeno chiude la bocca. No! Ti sto dando il tuo drink. Ma non hai orgoglio? O servirmi è una buona idea o non è una buona idea. Farmi chiudere la bocca è una ragione del cavolo per compromettere quello in cui credo. È neanche efficace, a quanto pare. Se gli do un pugno? Non è una buona idea. Ma se fosse la cosa più giusta? Il compromesso non è mai la risposta. In piedi. Ti permetto di tirare il primo pugno. Siediti. Non voglio dartelo. È uguale. Tanto non era vero. No!